Siamo alla terza edizione del Premio Etica del Lavoro, un premio che in corrispondenza del 1° maggio la festa dei lavoratori. E terza edizione significa una grande soddisfazione. Purtroppo poche ore fa è arrivata la notizia che uno dei due co-presidenti e quindi co-fondatori è venuto a mancare, l'amico Iginio Boccia. Ma lui voleva e sicuramente avrebbe voluto che noi continuassimo. E qual è il problema? Perché per noi è importantissimo in questo momento. Il momento in cui gli esempi per televisione di corruzione, concussione, i furbetti del cartellino, ebbene noi dobbiamo dimostrare con questi esempi, cioè che sono i nostri premiati, che esiste un'Italia diversa, un'Italia più giusta, un'Italia che lavora con scienza, coscienza e umanità e che ha diritto domani a festeggiare la festa dei lavoratori. Premiamo 7 sezioni più 3 premi speciali e tra essi permettetemi di fare una citazione particolare a due persone soprattutto, al prefetto di Latina che è stato così cortese di accettare questo titolo. Come presidente del premio non dovrei rivelare una delle vincitrici perché apprestandoci a iniziare la manifestazione avrebbe ricevuto il premio, ma è con noi l'avvocato Amelia Vitiello, che viene qui, avrà il premio per il settore sanità perché è presidente del Comitato Nazionale Meningite. E a lei chiedo, l'attualità, la cronaca ci dice che c'è una recrudescenza dei casi di meningite. Quale messaggio possiamo inviare agli italiani, agli amici che ci ascolteranno? Il messaggio è sicuramente quello di non abbassare la guardia, perché purtroppo, come lei ha giustamente osservato, negli ultimi tempi c'è appunto c'è stata un'incidenza notevole di casi di meningite, non solo in Toscana, che insomma ha fatto notizia, ma anche in altre parti d'Italia. E non solo, purtroppo c'è anche il riapparire di patologie che un tempo erano state debellate proprio grazie all'intervento vaccinale, l'intervento preventivo. Quindi il messaggio che mi sento di dare, anche per la veste che ho quale presidente di questo comitato di lotta alla meningite, è quello di informarsi adeguatamente, utilizzare lo strumento vaccinale che oggi è ampio e offre una copertura notevole, non abbassare mai la guardia, affidarsi dei vaccini che sono assolutamente sicuri e solo questo consente di proteggere la popolazione, quindi la collettività, e di non far ricomparire malattie quali la polio, il morbillo, debellate. Debellate proprio grazie all'intervento preventivo della vaccinazione. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo premiato l'avvocato, questo è il motivo per cui noi siamo fieri di questi nostri premiati, che sono non solo di esempio, ma sono di testimonianza di un'Italia diversa nell'ambito del lavoro, un'Italia più giusta, un'Italia che domani festeggerà la sua festa, la festa dei lavoratori.